Ciao a tutti e bentornati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dell'ultimo fondotinta che ho testato, ovvero il fondotinta di Huda Beauty, che non è nuovissimo, però tante persone vogliono avere sempre più opinioni su questo fondo che è veramente stravenduto. Si chiama Fox Filter Luminous Matte Full Coverage Liquid Foundation. Io ho preso la colorazione 200B. Il pack è in plastica. In realtà pensavo fosse in vetro, poi mi sono accorta qualche giorno fa che in realtà è super plasticoso, una plastica bella spessa, ma è plastica. Prima di iniziare, però, come sempre, iscrivetevi al canale, commentate sotto il video se avete dubbi, curiosità, se volete consigli, rispondo a tutti e seguitemi su Instagram dove mi trovate come Nunzia Beauty Expert. Dicevo, fondotinta super 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 richiesto, è un fondotinta che costa 39,90 € per 35, sì, 35 ml. Andiamocelo a vedere. Io l'ho utilizzato per un po' di tempo e la cosa che ho notato è che non ha profumo. E sicuramente per me il metodo migliore di utilizzo è la spugnetta, perché ha questa texture che è simile ad una crema. Vedete come è densa, una texture corposa densa, simile a una crema che non scende se io muovo il braccio. E quindi con il pennello tende a fare strisce. L'applicazione migliore secondo me è con una spugnetta umida. Ne basta un massimo due pump per tutto il viso e vi faccio vedere la coprenza che ha sin da subito. Il brand lo definisce un fondotinta no transfer, waterproof, long lasting, quindi a tutto questo fondotinta. Come sempre lo applico su metà del viso, così vi faccio vedere la coprenza. È sicuramente un fondotinta che va lavorato molto 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 bene e velocemente, perché comunque si setta anche da solo. Vado anche qui dove io sono super pigmentata. Il brand lo definisce un matto luminoso. Onestamente, io penso che sia totalmente matto, cioè è il fondotinta più matte che ho. Quindi, secondo me, è matte, si riflette la luce naturale leggermente, ma è assolutamente matte e super coprente. Vi faccio vedere la differenza. Questo è il mio viso senza nulla, solo skincare, e questa è la parte con il fondotinta di Huda. La coprenza è altissima, nonostante sia comunque un fondotinta. Vado anche da quest'altro lato. Nonostante sia comunque un, cioè guardate come mi ha coperto tutto lo scuro dell'occhio. Nonostante sia un fondotinta comunque ad alta coprenza, con questa texture cremosa, comunque sul viso risulta sottile e idratante, ma secondo me non va assolutamente bene per una pelle secca, perché a differenza del fondotinta All Hours che abbiamo visto l'altra volta di Yves Saint Laurent, che anche quella è una bella coprenza, qui abbiamo un po' di coprenza in più, quindi abbiamo proprio un full coverage che leggermente si sente. Quindi io su pelle secca direi di no, a meno che non vi fate una super skincare di quelle proprio devastanti, idratante. Allora sì, guardate la coprenza che ha questo fondo, cioè vi leva i connotati. Tra l'altro voglio farvi vedere che comunque è stratificabile, quindi alla fine se volete proprio una pelle super perfetta lo potete tranquillamente stratificare, ma la cosa fondamentale è che lo dovete lavorare benissimo con la spugnetta, quindi ci dovete stare tanto tempo rispetto a altri fondotinta a, ecco, a picchiettarlo e a sfumarlo. Ok, come potete vedere il fondo è totalmente matte, è una coprenza altissima, full coverage.
Io continuo a lavorarlo perché se no la textura un po' cremosa potrebbe infilarsi nelle pieghette, quindi dovete stare molto molto attente. Per quanto riguarda la durata, cioè a me dura tantissimo, non si sposta, si fissa da solo, è long lasting e non crea particolari problemi sulla mia pelle, non si aggrappa alle secchezze. Forse l'unica cosa che mi ha fatto, ma insomma non è proprio un difetto, mi ha lucidato un po' la zona T una sera che sono andata ad una festa e ho ballato, ho sudato, quindi voglio dire ci sta. Però non è un fondotinta che tende a lucidare, secondo me è un bellissimo fondotinta ad alta coprenza che comunque risulta sottile sul viso, non sottile quanto Lip Sa Allora, ma comunque sottile. Scusate se ho dei cali di voce, ma un po' di faringite. Detto ciò, appena applicato avete questa pelle, cioè vi cancella i connotati, parliamoci chiaro. Quindi vi appiattisce totalmente, quindi poi dovete andare comunque con delle polveri a creare la tridimensionalità nel viso che avete perso applicando questo fondotinta che io adoro. Vi deve piacere però un fondotinta che un po' si sente. Una coprenza altissima e un finish super matte perché vi ripeto, io non lo trovo per niente luminoso, ma nemmeno un pochettino. Riflette semplicemente un po' la luce naturale, ma comunque, come potete vedere, avete un viso totalmente matte, quindi dovete anche dopo andare a giocare con i punti luce. Ripeto che la durata è stratosferica, tendenzialmente 8 ore non si sposta, funziona bene con le polveri, funziona bene con le creme, funziona bene con la cipria. In generale, se avete una pelle mista grassa, settate un po' la zona T, vi portate un po' di cipria dietro. Io lo sconsiglio categoricamente a chi ha una pelle secca, molto secca, direi proprio di no, perché io non ho una pelle secchissima, alcune zone secche, su quelle zone non mi succede niente con il fat filter di Huda, però comunque parliamo di un prodotto abbastanza spesso, quindi potrebbe causare problemi, sicuramente non su pelle matura. Ma per me resta un fondotinta eccezionale davvero perché non si sposta, si lavora bene. Diciamo che io avevo letto anche che questo è stato riformulato perché quello precedente risultava molto più spesso di questo e quindi poi si infilava insomma un po' ovunque, ci voleva tanto tempo per lavorarlo perché era un po' più denso. Questo devo dire che comunque risulta una crema e va lavorato bene, ve lo ripeto fino alla fine del video, perché altrimenti poi lo applicate e il risultato è osceno. Se lo lavorate benissimo con una spugnetta umida, il risultato è bello perché avete una pelle super perfezionata, pelle di porcellana e diciamo è un fondotinta che simula un po' la base araba, no? Quindi questa pelle super perfetta con questi contouring, no? A mostro, nel contouring non lo faremo, però ecco, questo è il senso del Fox Filter di Huda. Se cercate una base leggera, se vi piacciono le basi leggere, se vi piacciono le basi coprenti ma leggere, no, cioè andate sull'All Hours di Yves Saint Laurent che è coprente ma è molto più leggero e molto più idratante. Questo dà un'idratazione veramente leggera che va benissimo comunque per una pelle mista grassa. Credo di avervi detto tutto. Scusate, ho interrotto il video perché ho tossito anche l'anima, purtroppo quando mi becca la tracheite è un inferno, infatti si vede agli occhi lucidi, cioè anche tipo gli occhi da fuori, ma va bene. Concludiamo questo video perché penso di avervi detto veramente tutto. Ci tengo a precisare che la questione waterproof long lasting è relativa, nel senso che quando mi dicono questo fondotinta è long lasting e waterproof, io so che sicuramente mi dà la sicurezza che mi dura per 8 ore, quindi questo mi dà assolutamente la certezza che da quando lo applico a 8, 9, massimo 10 ore non si sposta, ma se fuori ci sono 40 gradi e io inizio a sudare, ragazzi, si sposta. Cioè, su questo a volte vedo quelle recensioni: ah no, ma il fondotinta era waterproof, però si è spostato e magari il 15 agosto con 55 gradi all'ombra. Sembra un po' una follia, quindi waterproof e long lasting intendiamolo come un fondotinta che vi dà la sicurezza
che duri per almeno 7, 8, 9 ore. E questo mi dà assolutamente la sicurezza di un fondo che mi dura tante ore senza spostarsi. A me piace tantissimo perché io amo la base matte. Preferisco più la base matte anche che si senta un po', piuttosto che una base leggera. Questo però è un gusto personale e quindi insomma, se mi voglio murare viva come stamattina, lo amo, lo adoro, mi piace tantissimo, vale tutti i soldi spesi. Che poi voglio dire un prezzo medio perché costa 30, 40 euro per 35 ml e con due pump ci fate tranquillamente tutto il viso lavorandolo bene. Quindi io direi che assolutamente sì, sì, grande come una casa per il Fox Fit Filter di Huda. E abbiamo terminato questa challenge dei 7 fondotinta. In generale, insomma, devo dire che un paio mi hanno proprio deluso, il resto sono tutti abbastanza buoni. Comunque trovate tutte le recensioni nei video precedenti. Spero che questa challenge vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa pensate di questo fondo. Appassionate di basi matte come me, basi che vi murano vive, adoro. E un bacio e al prossimo video, magari senza tracheite.